Comunque ora faremo un fotoromanzo d'amore. Allora, qui c'è la foto, facciamo vedere subito la copertina. Entri la copertina. Questa è la nostra copertina. Titolo del fotoromanzo: il mio ragazzo mi ha lasciato. E ci credo ti ha lasciato. Io vorrei sapere come ha fatto a mettersi. Iniziamo. Apriamo pagina. Narratore: la ragazza era appena uscita dall'istituto di bellezza. Sono proprio contenta. Sono uscita ora dal parrucchiere. Cazzo ridi. Vignetta accanto. Ora vado fuori a vedere se raccatto qualcosa. Guarda bellino questo ricciolino che c'è qui accanto a me. Ora con una scusa guarda un pochino se lo fermo. Guarda che schifo mi fa questa qui. Speriamo mi fermi. Scusi? Che c'è? Non c'ho sordi io. Come li sembro con questi capelli? Bellini sono quei capelli. Peccato c'è la faccia che fa un po' cacare, ma insomma. Guardi lassù. Una stella cadente. Esprima un desiderio. Speriamo la ti caschi addosso. C'è da 33 anni ancora la parrucchetta, oh. Che vergogna, oh. Ragazzi, queste sono soddisfazioni, eh? Ci sarebbe Iannello con la sua figliola. Il giornalista ha detto che se gli fa un autografo alla bimba, che ti ha fatto anche un bell'articolo. Vabbè, è proprio ora, cioè. Ciao Massimo, ciao, complimenti, Iannello. Se stai veramente bravi. Ma quant'è che non facevate uno spettacolo insieme? E quant'era? Tanto, sarà stato 3-4 anni. Come ti chiami? Si chiama Maria, dai, saluta Massimo e Alessandro. Timida, ora si vergogna. Ah, Artolina, Maria. Ciao, Artolina. Ciao. Tieni, Maria. Allora, grazie, ciao. Niente. E complimenti ancora, mi avevi fatto sbudellare. Grazie. Ogni tanto anche parolina, dilla. A casa rompi sempre i coglioni. Grazie, Massimo. Vai, vai, grazie. Grazie. Chi c'è ora? Oh, c'è il vostro produttore del cinema. Lo faccio entrare? Sì, ma ora sono mutante. Vabbè, vesti, fammi entrare, dai. Straordinari, semplicemente straordinari. Fortissimo, cerchia. Guarda, hanno riso anche loro. Capisco un cazzo. Tatiana, Petrulca. Ma non è Petrulca. Massimo, Alessandro. Ciao. Un attimino che parlo con Cicca, eh? Sì. Ecco, due assegnini, un piccolo anticipino per il contratto, è tutto a posto. Adesso tocca a te. Perché devi sapere, Petrulca, che questi due ragazzi sono forti. E noi stiamo preparando un film insieme. Grande Paci, grande, sei un grande. Vabbè, ragazzi, ho prenotato alle rampe, eh. Vi fanno una bella doccetta, vi lavate. Ci si sistema un po' e poi si viene. Lavare anche sotto. Ciao, Federico. Ciao, Federico. Se dicessero, ti do 100 milioni, se stai 15 giorni in tenda canadese a due posti, te e produttore soli. Cosa? Allora, grande Paci, raccontaci la storia del film, così brevemente, a grandi linee. Com'è? Sì, sì, racconta, a grandi linee. A grandi linee non la so. Se la dovevo raccontare dettagliatamente, allora sì, ma a grandi linee non mi viene. Grande Paci, sempre la battuta pronta. Dove tu sei? Sono di Cracovia. Grande. Ah, Cracovia, bella. Conosce? No. Però vorrei sapere tutto di te, dove nidifichi, come ti riproduci. Cracovia. Guarda, Cicca, io farei così. Per quanto riguarda il film, tu mi ci metti un po' di figa, una bella storia d'amore e tante gags, perché il film deve essere molto comico, ma non volgare. Attenzione, non volgare, altrimenti te lo vietano e non ce lo comprano in televisione prima serata. Giusto. Vabbè, che si fa? Si va a dormire? Noi non vogliamo andare a letto. E allora? Cicca, come stai messo qui a Firenze? C'hai un piede a terra o un appoggino? Che c'ho casa, io vivo a Firenze, c'ho casa mia. C'ho casa mia, piede a terra, garzoniano. Che garzoniano, c'ho casa, vivo a Firenze, io c'ho la mia casa. Vivo a Firenze, ma sempre come scanna tu? Io non, no, io non scanno, io vivo qui a Firenze, c'ho casa mia. Che vivo. Ragazze, si va tutti dal Cecca a bere una cosa, eh? Che c'ha un piede a terra. Ancora, t'ho detto di no. Vabbè, io ragazzi, vo a letto, c'ho famiglia. Grande, grande Paci. Oh, mi raccomando, gag a palla, perché il film deve essere molto comico e, mi ripeto, non volgare, eh? Andiamo, ragazze. Neanche un weekend ci sto intendendo con quel cretino. Tazzetto, mi tocca portarlo a casa mia. Andiamo, Cicca, andiamo nel piede a terra. Casa mia, casa mia.
se mañana. Ay, na 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 na. Na 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 na. Si chiama Nicola. Ho qui la foto, vuoi vedere? Fa vedere. Ma chi è? Nino D'Angelo. Bello Nicola, bello figlio mio. Ma l'ha avuto parecchio da giovane. Ma che è? Mi manca tanto, non lo vedo da molto tempo. Sta con nonna in Cracovia. Io ho scappata. Su, Marilka, non piange, dai. Mio nome è Petrulka, non Marilka. Vabbè, Petrulka, ma non piange, dai. Su, su, non piange. Fatti toccare sti capelli belli, biondi. Belli sti capelli, belli. Vada bene. Bene. No. Che? Perché? Ma che è? Dov'è l'orecchio? Trucinavo. Mio marito mi ha picchiato, capito? Lui è delinquente, fa sempre risa, non paga mai le tasse, è cattivo. Ma ha picchiato come? Mi ha frustata con la scopa. Quale scopa? Non quella grande, quella piccola. Lo scopetto di cesso. Mi ha frustato tanto. Ma con lo scopetto di cesso, quello di cesso? Vabbè, dai, non piange, dai, tanto si sta seccando, c'è un po' di crosta, vedo si secca. Non piange, non posso vedere, piange, dai. Mi alzo un attimo. Cicca, come va? Spegni. Che? Tesoro, e cosa fai in piedi a quest'ora? Sì, papà ti vuole tanto bene. Sì. Amore. Domani torno. Domani stiamo tutto il giorno insieme. Ti porto al Luna Park. Sì. Fai una cosa. Adesso ti vai a letto e domattina quando ti svegli papà è lì con te. Buonanotte. Bacino. Petrito, non piangere. Più forte di me. Lo so. Perché sai, poi i figli. Sa pezzi cuori. Piezze cuori. Pezzi cuori. Vabbè, dai, levatemi dai coglioni, dai, basta. Levatemi dai coglioni, dai. Prendi ste scarpette, marce, la borsina. Ti preoccupare, Federico. Dai, la bambina Cracovia, bambina romana. Fate piacere anche a me, levatemi lentamente dai coglioni. Pronto, Massimo, sono Carmelo. Oh, io ho un problema, Mi me lo date adesso i domiciliari. Eppure ho sfratto esecutivo di casa. Se sto fuori, mi mettono dentro. Se sto dentro, mi buttano fuori. Io non devo andare a dormire sui tetti. Dammi la mano a Massimo. Mo' provo a chiamarti al telefonino, Massimo. Come al numero 033, mannaggia, non mi ricordo mai. Massimo, sono mamma. Non ti trovo mai. Sono venuta a casa. Ti ho portato le bistecchine. Sono già salate. Ti ho anche lavato tutti i vestiti. E niente, se hai bisogno di qualcosa, chiamami. Spero vada tutto bene. So che devo iniziare il film. Mi raccomando, non fare un altro film volgare. Perché non ce la faccio più, tutte le volte vuoi fare la spesa, non guardano tutti male. Fare un film come tutti, ci metto un po' di gag, è una bella figa. Ricci? Marini, si lavoricchia? Che vuoi? Senti, siccome io a casa c'ho una siepe da potare, me la potresti prestare? Questa? Senti, io questa se la posso anche prestare. Però la si chiama Pietro. La deve tornare indietro, chiaro? Non ti preoccupare, te me la presti. Poi io te la riporto. Ma vaffanculo, ma va a pugliare il culo al cinema, vai! Oh, ma tu dovevi venire a pranzo? Io ci ho pensato, il film non si fa più. Come? Come? Non mi viene l'idea per fare nulla. Non si fa.
poi invia che l'altro scemo dice mettici un po' di comicità, un po' di gag, un po' di fia. Vai, vai, vai. Oh, Matteo, andiamo. Loro devono lavorare. Io potessi tornare a farli in bianchino. Almeno facciamo gli spettacoli. Ma tu c'hai 40 anni. Tu c'hai una moglie, un figliolo e tu ti vuoi mettere ancora la parrucchetta in testa. Ma smettila, vai, vai, avanti. Ma che ti ha chiamato la tua ex, per caso? Mi dice stacco uno, un insegnante di una roba, uno sport americano. Una roba di sci, con uno sci solo, che lo so. Uno snowboard, showboard, lì, ma che lo so. Vieni Matteo, vieni dai babbo. Eccolo, abbraccia il tuo babbo. È bellino il tuo papà, eh? Guarda. Lo sai che tuo papà è un uomo ridicolo? Che ha quasi 40 anni ed è costretto a mettersi la parrucchetta? Non ti avvicinare a sé, bambino, me lo traumatizzi se ti vede così da vicino. Perché, caro Matteino, devi sapere che il tuo papà c'ha tutto. C'ha te, c'ha la sua mogliettina, c'ha 500 parenti, perché lui c'ha quelli siciliani da parte della sua mammina, quelli toscani da parte del suo bambino. Poi c'ha, zitto, non mi interrompere. Sì, bravo, bravo. Zitto, poi c'ha quelli della mogliettina olandesi che si dividono in due rami. Olandesi e americani. Poi c'è gli emigranti, da parte di tutto il mondo, non si sa dove sono. Voi non siete una famiglia, siete un popolo. Tutti uniti, stretti stretti, sotto un enorme albero di Natale. A scartare i regalini. E io, cosa c'ho io? Niente. Bravo. Niente. Niente. L'unica cosa che c'ho da fare, un appuntamento marcio con Carmelo, incarcerato. Vai, vai. Vai, vai. Lascialo fare, che scherzo. Come si chiama lui? Ciccherini. Arrivo! Chi è? Oh, ciao, ma. Ciao. Che è su te, va, che se metto un telefono in carcere. Vabbè. Hai capito mai a me sta succedendo, no? Tutti a me mi capitano. Lo so. Non so un cazzo, dammi la mano via, tu sei famoso, conosci tutti. Come faccio? Quanto zucchero hai? Di questi uno. Io tre. Insomma, non me la dai la mano. Io conosci tutti, tu sei famoso, parlo con qualcuno. Moltaccio, quanto scotta. Ma perché ho sbagliato una volta posso sbagliare. So. Io prima pure stavo ai Noxi, tutti amici miei, tutti bravi, mo non conosco più nessuno, mo chi mi aiuta? Come si fa? Mo perché una sbagliata una volta un po' sbagliare, no? Non può sbagliare, sbagliano tutti, non si può sbagliare. È scappata la revoltanata e vanno messa adesso in domicilia. Poi mi hanno pure lo strato esecutivo si infamito e che se sto dentro mi mettono fuori. Se sto fuori mi mettono dentro io andrò a dormire sui denti. Dammi la mano di Massimo. Ti prego, aiuto, aiuto! Aiuto, tu mi stringi! No, fai male, Carmelo! Oh, aiuto, sì, ma piano! Si lamenta l'impresario che il teatro più non va, ma non sa rendere vario lo spettacolo che dà. Ah, la crisi! Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Metta in scena un buon autore, faccia agire un grande attore e vedrà che la crisi passerà. Andava Boxerino. Boxerino fa ridere. Un riccone avaro e vecchio dice ahimè così non va. Vedo nero nello specchio chissà come finirà. Oh, la crisi. Ma cos'è questa crisi? Cavi fuori il portafogli, metta in giro i grossi fogli e vedrà che la crisi finirà. Si lamenta Nicodemo della crisi, lui che va nel casino di Sanremo a giocare al baccarà. Ah, la crisi, sa, capirà la crisi, oh. Ma cos'è questa crisi? Mangi un sacco di patate, non mi sprechi le nottate e vedrà che la curva tornerà. Ma cos'è questa crisi? Chi ce l'ha li metta fuori circolare, miei signori, e chissà che la crisi finirà. Federico, ci sono Ceccarini e Facci. Ecco i miei pupilli, sono arrivati. Ciao Federico. Ciao Cecca, come stai? Grande Facci! Mando per fax. Sì, mandali per fax, vai. Silvia, porta due caffè agli artisti. Ciao Cecca.
Prima di tutto c'è una grossa novità. Quale? Abbiamo un grande coproduttore spagnolo. Di conseguenza nel film ci dovete mettere due o tre attrici spagnole. Ma come la Spagna? No, no, la Spagna no. Ragazzi, io ho capito il vostro problema. Ma siccome il film sta diventando grande, grande, capite questa parola? Sì. Ecco, e il vostro Federico ha già risolto il problema. Ecco Silvietta, eh? Vieni Silvietta, vieni, vieni. Ecco il caffè. Grazie Silvietta, eh? Ciao. Felici. Era bella figliola, eh? Sì. No. Ora voi vi ci vuole uno sceneggiatore, uno scrittore di cinema specializzato, uno che abbia delle cazzo di idee nuove, una persona originale, eh? Sì. E io ho già la persona che fa il caso nostro. Vi aspetta a casa sua tra un'ora. Oh, questo è uno forte, eh? Uno che sa condire bene un po' di comicità, un po' di fica. Capito, ma chi è questo qui? È uno che già ha lavorato con questi comici toscani e ha ottenuto sempre grandi successi, ok? Mo. È un'idea che avevo avuto un po' di tempo fa. Infatti la dovevamo fare insieme a un altro comico. Comunque va adattata al tuo modo di fare cinema, di fare spettacolo. Ehi, voglio. Scusate, eh? Ci stanno Ceccherini e Paci, che faccio? Faccio entrare. Ah, ci sta Ceccherini. Fallo entrare, eh? Così lo saluto. Vabbè, falli passare, eh? Noi tanto ci siamo detti tutto. Eh? Tu pensaci un po' e poi mi fai sapere. Io ci penso. E poi. Oh, sale! Ciao Massimo. Ciao. Come va? Come va? Bene, tu? Fai il film? Sto cercando un'idea. Lui me ne ha data una, pare buono. Anch'io cerco un'idea. Tutti quanti cerchiamo un'idea. Stati bene. Allora, auguri. Auguri porta male. Auguri anche a te. Ciao. Salendo. Auguri, tanti auguri. Ma soprattutto a te. Augurissimo. Ciao. Salemme, tanti auguri, tanti, tanti. Soprattutto a te, proprio. Auguroni, con tutto il cuore. Ciao. Scusate un attimo. Salemme, guarda che auguri, io intendo auguri. Tanti, tanti auguri, te lo dico io. Tanti auguri. Ma guarda, veramente, ma non ti offendere. Auguri a te e a tutta la famiglia. Non ti dimenticare di dirglielo, eh? E allora auguri a te, a tutta la tua famiglia, a tutta Napoli, a tutti ma i no, suoi. Tanti, tanti. Alla Toscana, tanti. Che siete troppo forti. Firenze, centro-nord, nord-ovest, nord-est, Abadane. Sciogliete l'Italia, ma auguri. Auguri a te di più. Ti più sto pregando. Sempre di più auguri a te. Con tutto, proprio. Salemme, Salemme, va a far culo. Massimo, aspetta, aspetta, non te ne andare. Mi hai fatto ricordare. Cosa? Non mi fatto ricordare. Va a far culo, bravo. Sai come si dice in teatro? Come? Merda. State voi. Voglio. Merda. Ma tanta, tanta merda, eh? Massimo! Ti devono ricoprire di merda! Non devi respirare! Affogherai nella merda, veramente con tutto il cuore! Ciao! Simpatico, Salemme. Allora? Ho parlato con Federico, mi ha detto un po' la cosa. E io un'idea ce l'avrei, però va adattata al tuo modo di fare cinema, al tuo modo di fare spettacolo. E poi la storia è bella perché si può raccontare in tre parole. Guarda, è la storia di uno, un disperato, uno che addirittura la madre gli ha detto che era meglio se non era mai nato. Allora lui che cosa fa? Decide di ammazzarsi, va su un ponte, sta per buttarsi, arriva un omino e gli dice: tu sei Massimo Ceccherini? E lui dice: sì, e tu non ti puoi buttare. Io sono il tuo destino. E lui gli dice: la mia vita è inutile. Anche la mia mamma dice che sono nato ed era meglio se non ero mai nato. Ma il destino gli dice: tu non puoi morire. E sai perché? Tu hai una sorella. E dove? In Spagna. Per via del produttore spagnolo. Tu devi andare in Spagna. Devi proteggere tua sorella perché si deve sposare con un uomo da cui nasceranno tre figli. Due femmine e un maschio. Tale Pedro Gonzales, e nel 2136 il Vaticano lo richiamerà e diventerà Papa. Spagnolo? Chi? Il Papa. Certo. Sempre per via del produttore spagnolo. Chiaro. Bene, ci siamo detti un po' tutto, no? Quando un soggetto poi si racconta in tre parole funziona sempre. Certo, quando si racconta in tre parole. Bravo Pacino. Vabbè, allora noi si andrebbe, le due ore si chiacchiera, detto in tre parole. Vabbè. Se tu ci pensi e poi mi fai sapere. Vabbè, allora ci si sente. Ci si sente. Tre palle. Arrivederci. Tieni pace. Arrivederci. Arrivederci.
Federico, ma perché tu sei morto? Perché se lui era ancora vivo, mi vedeva a me, io gli cacevo. Perché io ho la faccia, lui gli garbava le facce. Se mi vedeva a me, mi pigliava a fare un film. Perché la mia faccia, io ho la faccia picassiana, me l'ha detto un giornalista. A te non ti pigliava. Perché? Perché non c'è la faccia picassiana. Tu c'ha tutto, tu c'ha la famiglia, la moglie, il bambino, che tu vuoi anche la faccia picassiana? Magari gli dicevo, Federico, guarda, visto io fui fin con te, c'è il grande Pace, pigliamolo a fare un cameo. Grazie. E questi gli hanno testato sto larghetto marcia e basta, capito? Perché Via Veneto è diventata famosa grazie a lui, ai suoi figli. E questa si dovrebbe chiamare Via Federico Fellini Veneto. Ma se l'era di Rimini. Guardi che c'è là. Che c'è? Non spara a cazzare. Che la smetti con queste zuppe, fa male la testa. Camminiamo, camminiamo per Via Veneto. Dove si va? Respiriamo l'aria romana, ci fa bene. Sei sicuro ci faccia bene? Perché qui c'è un traffico. Ma che film vuoi fare? Hanno già fatto tutto. Lui ha fatto già tutto. Comico, drammatico, poliziesco. È stato fatto tutto. È inutile. E te tu vorresti avere l'ideuzza originale per fare il film. Ma di che? Tu sei tutto nero in faccia. Anche te? Come mai? Come mai? Tu volevi respirare l'aria romana. Qui inquinamento a bestia. Come a Firenze. Panariello. No, si voleva vedere delle cassette. Vai, vai. Ti conosco, eh? Già per il culo. Ti metto le mani sui... Zitto, siamo in un negozio. Ma tante cassette. No. No! Ma di che c'è qui? Branca Leona le Rociate. Non ci resta che piangere. L'ho visto 10 volte. Apocalisse, no! Il padrino! Don Vito Corleone. Lendo, 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 lendo. Guarda questo. The Hannibal. Bacino. The Hannibal. Che bacino. Eccolo qui. La vita è una cosa meravigliosa. Lo vedi quando l'ha presa l'idea il nostro scrittore di cinema? Poi ha levato l'angelo e ci ha messo il destino. Ha messo la sorella spagnola per via di coproduttore. E che ci vuol dare il pacco a noi? Scrittore. È inutile cercare, qui dentro c'è tutto, hanno già fatto tutto. Noi siamo degli intrusi, non si può che ringraziare. Io prima di fare il film voglio ringraziare, voglio dire grazie a tutti quelli che mi hanno emozionato nella vita, nello sport, nell'arte, nel cinema, nella scienza, nella matematica. Nelle applicazioni tecniche. In tutti i campi, io voglio dire grazie, io voglio fare degli omaggi. Ma omaggi come? Praticamente nel film ci dovrà essere tutti omaggi. L'unica cosa che mi manca è l'omaggio iniziale. Se io trovo l'omaggio iniziale, poi dopo fatto quello si va avanti con tutti gli altri omaggi. Ma questi omaggi dovranno essere omaggi comici? Sì. Ma tutti i film sono comici. E che vuol dire? Ma se piglio un film io, una scena di un film mitico io, la faccio a modo mio. Quale scena? Quale scena? Aiutatemi, prego, non guardo.
fatica a accoppiarsi. Ho fatto una magnata di plankton. Oh, io le reni. Ora che stavo a fare anche lo squalo 2, squalo 3, squalo 4. A squalo! Che c'è sta pure domani che t'affittiamo le tavole pure noi? Le motorelle, che ci fai lo sconto famiglia? Pure le balene. Che vita di merda. No, guarda, Federico, lo sceneggiatore lascia stare perché, insomma, l'idea che ci ha dato non è che mi piaccia, non mi garba tanto. Però forse mi è venuta un'idea a me, ora vedo un po', perché forse mi è venuta un'idea che bella. Ho capito, Cecca, ma mi raccomando la Spagna, Cecca, che è importante, eh? Capito? Sì, che questo coproduttore ci porta un sacco di soldi, eh? Un sacco di soldi. Senti, Cecca, ma non me la puoi accennare questa idea che ti è venuta? Ma come fo' a accennartela? Ora siamo in macchina. L'idea ce l'ho buona, ma come fo' a dirtela ora? Non te la posso accennare. Te la accenno. Vabbè, ti passi il pace della dice lui. No, non ci voglio parlare, non ci voglio parlare. Dai, dai, dai. Ancora, non ci voglio parlare. Ciao Federico! Grande Paci! Grande Paci, sì! Sei un grande! Ti perdo, no, grande ti perdo, Paci. Siamo in galleria, c'è una galleria! Grande, sei un grande! Ciao ciao, ciao, ciao! Grande, grande! Non me lo devi passare sto io, Vito, non ci voglio parlare. Io lo odio questo lì. Non lo sopporto, io lo odio. 200 milioni 15 giorni in tenda con lui? Ma nemmeno se tu me li dà davvero, guarda. 300? Ma nemmeno mezzo miliardo. Il cretino lì. Dammi la borsa. Oh! Allora domani che si fa? Si lavora? Domani no, c'ho un compleanno di una mia nipote, no? Allora vengano dei parenti a casa. Ah, ti vengono parentucci a casa domani, eh? Tutti felici, tutti contenti. Vabbè, tutti felici, c'ho un po' di parenti a casa. Senti, a proposito di parenti, siccome c'ho Carmelo, c'ho bisogno, te, tu c'avevi uno zio carabiniere? Lo zio Osvaldo, mi sembra sia colonnello. Ecco, allora io domani verrei, perché ci devo parlare per Carmelo. Ma non lo so se c'è, te l'ho detto, è una cosa per pochi parenti. Va bene, ma io vengo, cioè, tanto è una roba per poi. Poi, poi proprio. Vabbè, sei poi parenti, ma. Pochissimi parenti. Salve. Meno male la roba per poi. Vada qui? Ma. Come si fa? Oh, c'è carini, vieni, vieni. Salve, sì. Ma dove c'è? C'è il Cecca! Ah, bello tu sei! Dove vai? Oh, c'è Ceccarini! Ma brutto! Te la fai una foto, mio figliolo, dai! La voglia? Sì, la foto del nuovo ragno! Bravo ragno, nuovo ragno! Ciao, arrivederci. Arrivederci a tutti. Ma allora, Cecca, da tutti. Cerco uno. Cerco uno. No, come lui, c'è un bel becchierino. Avevi mai visto Alessandro? Che cucuzza! Stava con l'auto, ma se ne è chiuso, non faccio onde! Vieni, vieni a bere un bicchiere di vino. Vieni che ci facciamo due risate. Chisto, c'è carino. O compare, te Alessandro. No, compare. Viva la Sicilia! Massimo, se tu segui tanti parolacce in televisione, prima o poi ti arrestano. Non lo so, signora, io sono così. Madonna, ma tu sei brutto dal vivo! Bellina, sì. Come era la spagnola lì del Cirone? Come la chiamava Eric? È stata... Gli ha dato una bella ramata! Facile, tu pare sei lettina al cinema, eh? T'ha visto un bel mondo, vai. Vieni, bello. Se tu buon vestito e soldi, dammi, dammi. C'è una finanziaria buona. Per principiare basta 100 milioni. È uno solo, Walter. Un'altra volta se ne parlo. Ma voi, di chi bussiate, figlioli? La zia Ma come siete pazzi? Ma che c'è? Che c'è? Come che c'è? C'è una festa. Ma in dov'è lo zio carabiniere? L'ho visto prima giù. Ma come fa a riconoscerlo? Ma cercalo, è uno dei baffi. Ma tu lo vedi, c'ha proprio la faccia da carabiniere. Lo baffi? Vieni dallo zio, vieni tu. Scusate, ho messo. Vieni, vieni, Cecca. Scusi, è lei lo zio carabiniere? Io sono Salvatore, cugino della Bettina. Minchia, Salvatore. E senti, Salvatore, ha giù mica visto un zio carabiniero? Ma quale zio carabiniero? Ma potete, facciamo la foto con Annina. Annina, facciamo la foto con Buffone. Ma che Buffone? Salve. Oh,
Un attimo. Un attimo. Che? Ma lei c'è? C'è l'attore a fisciare, oh? Bella la vita, belle donne, bei ristoranti, Oh, e faceva l'imbianchino e lo pigliava tutti per il culo. E ora e gli danno un mare di soldi. Fermo te, fermo, tocca a me. Cecca, 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 perché non si fa un libro? E lo scrivo io su te e Alessandro. E c'è un amico editore dedicato e si chiama Cenci. E si chiama Cenci. E lui, no, lui di Unità Ferro, un politico di Mugello. E lo so. Uno forte. E lo so, guardate, ora non c'ho soldi. Scusi, scusi. Sì. È lei lo zio carabiniere? Sì, io sono, ma ci siamo già conosciuti. Sono venuto l'anno scorso a vedere Belotto. Io con la mia signora Mincia, le risate che ci siamo fatte. Oggi quando facevi la fattina mi sono schiantata dalle risate. Senta, io volevo chiedere una cosa. Volevo chiedere una cosa seria. Io ho un amico che è agli arresti domiciliari. Io non posso guardarlo. Cioè io ho un mio amico che ha gli arresti domiciliari e lo sfratto esecutivo insieme. Come si può fare? L'arresto domiciliare, lo sfratto insieme. Minchia, da verde, da cartellino. Ma quando le fai il panzino. Quanti soldi tu c'hai in banca? Quanti soldi tu c'hai in banca? Quanti, quanti? Con ti orrenti? Bot, bot, come tu sta, bot? Come tu sta, bot? Come tu sta, bot? Come sto a bot? Sì, quanto sta? Un metro, lo dico io. No, tu mi vai a portare. Vieni, vieni. Sarà mia homosex. Vieni, vieni. Che voi altri attori un sei mesi. Ai, no, no, ai, non va, ai! Sto rompi coglioni, ragazzi. Oh. Ma dai, c'è, Marini. Dove tu vai? Ma fa un po' di parole incrociate, perché? Sei bravo? Abbastanza, sì. E Rebus? Rebus, sì? Quindi, ma arrangia fa anche lei. Ce l'ha un gesso? Un gesso? Mm. Ce lo dovrei avere. E che ti serve? Dammi un gesso, ti fa un Rebus. Devo dire se tu sei bravo. Va bene? Sì. Poi te lo rendo, eh. Mm. Mettiti così. Sta così, più così, così. Fermo, eh. Fermo. E che l'è questo? 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 Un portone. E qui che c'è scritto? Ri. Ri? Portone! Vaffanculo vai! E si scherza, ven via! Che tu un bianchi, il muro di Berlino? E sembra, eh? Prima l'alto e poi il basso, eh? E via via tutti i muri. Almeno prima tu facevi solo l'alto, il basso lo facevo io. Certo pure stai che smette di imbiancare, eh? Quanto è lei che tu imbianchi? Sarà 30 anni. Certo se tu smetti poi che tu fai? Ti spiace alla televisione? Sai, palle. Meglio se tu imbianchi. Quante t'avrà imbiancato tutta la vita? In un anno lavorerai 250 giorni, eh? Le farai due stanze al giorno. Sicché due stanze per 250 sono 500. Sono 500 stanze l'anno. 500 stanze l'anno per 30 anni sono 5.000, 10.000, 15.000 stanze. Poi in ogni stanza c'è una porta, una finestra e un termosifone. Che sono altre 15.000 porte, altre 15.000 finestre e altre 15.000 termosifoni. Tell è come se ti avessi imbiancato un paese intero. Un paese nero l'ho fatto bianco. Ma io, buona. Mi raccomando, Massimo, nel film, mettimelo parolacce stavolta. Anche te. E ci arrestano tutti anche volta. Ma magari ci arrestassero. Scendo, capito? Io non scendo! Non scendo! Non scendo! Non scendo! Stai aggravando la tua situazione! Non scendo! Non scendo! Non scendo!
Non scendo! Mi scusi, signor Ceccarini. Sì, sì, se l'abbiamo voluto disturbare, il suo è l'unico nome che ha fatto. Questo è Grullo. Non scendo! Grande scrittrete, questa è la migliore soluzione, eh? Sì, e lui ci deve stare sul tetto. C'ha lo sfratto esecutivo in corso, gli arresti domiciliari, il tetto è perfetto, no? Insomma, per me è tutto a posto. Io il mio dovere l'ho fatto, a questo punto che ci sto a fare? Me ne andrei, no? Arrivederci, tenente. Buongiorno, signor Ceccherini. Buongiorno, che cosa? Scusi, chi è lei? Io sono l'ufficiale giudiziario, no? E lei mi fa ridere soltanto a guardarla. Arrivederci. Ma che dice questo? Buongiorno, Ceccherini, tenente Goffredo, capo dell'operazione. Sì, buongiorno, ma mi dice lei cosa sta succedendo, oppure? No, niente, che non vuole scendere. Però non ti preoccupare, ora ci pensiamo noi. Piuttosto, l'altra settimana sono venuta a vederti a teatro. Sei bravino. Sì, grazie, però mi dite come fate a farlo scendere? Ma stai tranquillo, abbiamo il tiratore scelto che è già pronto. Chi? Il tiratore scelto. Il tiratore? Sì, ma mica lo ammazza, gli spara un tranquillante. Un tranquillante? Ma che l'avevi preso per un elefante? Che vuole, abbattere la bestia? Carmelo! Guarda, scendi, perché questi fanno sul serio, eh! Io al cazzo non ci torno, eh! Qua sopra ci faccio il nido! Ma poi, scusa, si può sparare tranquillante, lo si addormenta, sviene, e Haska si ammazza, ma che è? C'è il telone laggiù. Ma quello lo sfonda, ma è un lenzuolo fine, ma che è? Ma non c'entra mai, dai! Guardi che il telone grande si è rotto ieri sera alle esercitazioni, e c'è un buco così. Scusi, eh! Guarda, Carmelo! Devi scendere da solo, perché questi non sanno come mettere le mani. Scendi da solo, per favore, perché io so anche una certa età. Tenente, noi siamo pronti. Appena gli sparate il tranquillante a bestia a cusar corpo, noi arriviamo da dietro, gli saltiamo addosso e lo intrappolamo. Un trappolamo? Un trappolamo di che? Ma sti cazzi intrappoli, ma che sistema è? Ok, diamo inizio all'operazione. Ne rotti i coglioni, io non scendo. Carmelo, tranquillo, ti sparano un tranquillante. Oh, che fa, no, che fa, no. Urli, sei Carmelo! Mi sei pazzo! Rinuncia a tutti, rinuncia! Se si è fatto male, ma non... Bravo! E testo di ha ripartito! E si, la c***o! Oh, dai! Sì, bravo, bravo, hai fatto lo scherzino, eh! Bravo, bravo! Sì, anche voi, bravo, sì, sì, ho fatto fino alla paura. Sono stata brava? Mi prendi nel tuo film? Ti prendo, ti prendo. Bello, il mio Ceccarini. Piano! Sì! Piano! 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 Non è stato sempre così facile per me avere le donne. Quando avevo 17 anni amavo questa ragazza. È stata il mio primo amore. Facevo di tutto per farmi notare da lei, ma non c'era versi. Rimbalzavo continuamente. Una volta ho fatto persino un incidente sotto casa sua apposta. Mi sono sgarato un ginocchio. E lei non era in casa. Invece a te ti garbava questi tipini lì. Carini, sì. Carini fuori, ma dentro vuoti. Senti, omettere lo stile che avevo io con la mia faccia piassiana, e già a quei tempi non si scherzava. Diciamoci la verità, Marzia. A te ti garbavano quelli ricchi, non gli imbianchini come me. L'unica volta tu mi hai rivolto la parola è per dirmi: Madonna, come tu sei vestito male. Però ora, cara marziana, a me anche vestito male mi fanno entrare dappertutto, a tutte le feste di cine, a quelle dei VIPs. E te, cara Naccherina, ti piacerebbe, eh? E ti garberebbe venire con me alle festine? Niente! O tu fa la barista, o stai dietro il banco e fammi un caffè. Cicciona! Senti, pagliaccio, ma cosa credi? Io sono venuta a vedere anche tutti i tuoi spettacolini, i tuoi filmettini, e non mi hanno fatto mai, dico mai, ridere. Tu mi fai schifo, lo vuoi capire? Preferisco fare 1000 caffè al giorno che stare con te. È chiaro? Ok.
va bene così. Però sappi, carina, sappi con chi stai trafficando. Diglielo. Diglielo. Massimo, smetti, andiamo, dai. Dai retta a me, diglielo, è meglio, diglielo subito. Ma che mi devi dire? Ma glielo devo dire proprio ora. Proprio ora, sì. Allora? Marzia, io tra 2 anni diventerò buco. Come? Buco, sì, omosex, gay. Pensa come tu ci avevi visto lungo. Sbaciucchia, sbaciucchia. Ma che schifo! Che stronzo! Fammi andare via, vai! Mamma mia! Massimo, aiutami, ti prego. E come fu? Aiutami di tirar fuori. Sì, buco sì, ma fra 2 anni, non ora. Scendeci giù da quella scarpa. Vieni, vieni. Ma lì c'è uno strapiombo. Ma... No, no, io ti aspetto un macchino. Dai, vieni qua, dai, forza. Piglia la roba. Questo, questa, questo. Tieni questa scatola. Dai, forza, veloce. Tieni questa, questa, questa. Il retino. Io piglio la canna. Andiamo. Oh, tu poi ti porti anche la canna da pesca. Metti i piedi dove li metto io. Non appoggiare mai le mani per terra. Perché? Oh, perché? Oh, aspettami, non mi riesci a minare con questi stivali. Vieni, vieni. Ma poi perché la roba la devo portare tutta io? Perché non sei pescatore, andiamo. Tieni una sega. Andiamo. Guarda che bellezza. Altro che? Respira, respira la natura. Dai, zitto. Ah, piano. Bene, si sta. Guarda, è posto, ragazzi. Guarda, è natura. È natura. Oh, mi si piglia 6 mesi di vita, vada a star qui. Dai, subito una bella colazione. Dammi un panino. No. Che c'è? L'ho lasciato in macchina. Allora c'è una fava. Che c'è lì dentro? C'è da bere, c'è gin, acqua tonica e vin bianco due bocce. Però senza mangiare nulla. Allora va a pigliare panini, vedrai. Poverino, rifò tutta la strada a piedi. Vabbè, tanto in montagna mi mangia poco. Fammi un bel gin tonic, dai. Un gin tonic a stomaco vuoto. Stomaco non è mai vuoto, c'è sempre anche il rimasuglio. Io voglio fare il film qua. Voglio farlo sulla pesca. Una splendida giornata di pesca. I protagonisti sono io, la natura, e una trota infilzata qua. E che poi merluzzo di vende in mare. Basta gag, nulla. Voglio fare il film senza gag, senza fica, niente storia d'amore, nulla. Al massimo un bacino fra una trota e un bacino. Sanpei, Sanpei. Pescatore, la sgaragna grappola. Perché devi sapere, caro ragazzo, che esistono varie tecniche di pesca. A cucchiaino, all'inglese, coi bachino, l'ombrico. Poi c'è the queen of the queen, ovvero the king of the pesca. La nobile art, che è
la mosca secca, la nobile arte. Allora, che si differenzia? Perché è The King delle pesche? Perché ci vuole una scuola per farla. Che io non l'ho fatto, ma perché io sono un tutt'uno, diciamo, con la mosca secca. Guarda invece che tecnica, guarda che nobile arte. Vedi come volteggia nell'area, vedi? Però si piglia una sega. Io voglio pisciare. Poi tu vedrai anche se tu ti metti a pisciare dietro un dofo la nobilarte. Per fare la nobilarte ci vuole spazio, eh. Ma ci vai in culo te la nobilarte. A un centimetro dall'occhio lo stavo per perdere. E ora? Ora ti porti al pronto soccorso, un tagliettino, un cerottino e via. E te lo leva subito, no? Anche se tu staresti bene così, eh. Sembri un pelo scemo. Comunque ti volevo dire che io vado a Bologna. A Bologna? Sì, ho deciso, vado a Bologna. Vado a Bologna perché a Bologna c'è i giovani, c'è l'università, capito? C'è tutte le studentelline, c'è la roba, c'è il dialetto, tort, lei, socciomela, capito? La piadina, io voglio andare lì, voglio andare all'università da quei giovani lì, a chiedergli cosa pensano di me, che firme dovrei fare io secondo loro. Io prendo una, poi tocco di fregna, come diciamo a Roma, e la mando a fare queste domande. Avanti! Vieni, vieni. Allora, facciamo questa prova. Te devi fermare uno, fagli vedere la mia foto, gli domandi nome e cognome, se mi riconosce, cosa pensa di me e secondo lui che film io dovrei fare. Ma io veramente cercavo il cesso. Ah, allora, la porta di là. Sono Franca Stagno, ho 24 anni, ho preparato un testo teatrale. Un attimo per concentrarmi. Non me la ricordo più. Vabbè, allora torna di là, ripassatelo, si riprova dopo, vai. Io mi chiamo Paola, ma mi chiamano tutti Paolona. Lavoro in un pastificio, sa, facciamo un po' di tutto. Le mozzarelle, tortellini, cannelloni, gnocchi, ricotta, provolone. Voglio il ciuccio. No, quello, questo. Fai il bravo. Come ti chiami? Sonia De Nigris. Quanti anni hai? 20. Sei sicura? Proprio 20? 24. Un attimo, mi concentro. Non tutto lo ricordi più. Salve, mi chiamo Monica Giani. Faccio improvvisazione. Se vuoi ti penso una battuta di là e te la dico di qua. Pensane una di qua. Pensata. Ecco, valla a dire di là per cazzi tua. Avanti. Ma chi è? Non me la ricordo più. Samantha, allora, te sei per strada, devi fermare la gente, prendi questa foto in mano, gliela fai vedere, gli dici se mi conoscono, se sanno nome e cognome, cosa pensano di me e secondo loro che film io dovrei fare. Io mi metto lì, eh? Senta, se lei dovrebbe riconoscere quest'attore solo per nome, come lo chiamerebbe? Se lo riconoscerebbe, cosa ne penserebbe di lui? E secondo lui che film è meglio che lui dovrebbe fare ora? Come sono andata? Io questo si piglierebbe. Senta, se lei dovrebbe riconoscere quest'attore solo per nome, come lo chiamerebbe? Se lo dovrebbe riconoscere, cosa ne penserebbe di lui e che film gli facesse fare? So che c'è Ceccherini. Cecchinello. Massimo Ceccarini. Ceccarini. Arturo. Lucignolo, ha fatto Lucignolo. Capito, sì, quello là del ciclo, la faccia di cazzo, ho capito. Non mi intendo di cantante. Se lei dovrebbe riconoscere quest'attore solo per nome, come lo chiamerebbe? Dovesse, magari. Se lei dovrebbe riconoscere quest'attore solo per nome. Ucanusha Kus. Come lo chiamerebbe? Ucanusha Kus. Beh, se lo riconoscerebbe, cosa gli facesse fare? Ucanusha. Siamo spagnola. Ecco la foto di Ceccarini. Ti piace? Grandissimo. Tu l'ho visto perché in giro a Bologna. Se lo dovrebbe riconoscere solo per nome, cosa ne penserebbe di lui? E secondo lei cosa dovrebbe fare in questo periodo? Cosa dovesse fare? Che film dovesse fare? Mamma, se mi
peggiano molti che vi. Secondo me è il suo fascino, se fatto piace un casino. Sì, ma sembra mezzo fatto, capito, un po' fuso. Sembra un folletto psicopatico. Sotto la norma. È appena uscito da un esame ed è stato bocciato. Che film faceste fa? Boh. Forse quei film tipo neorealisti che vanno di moda adesso. Tipo? Genere? Boh. La storia di Agrippino e il pescatore di anguille. Gli farei fare un film con me? Pure un film tipo erotico trescione. Che film fareste fare? Perché deve fare un film? Un qualche cosa, roba che fa il maniaco, con l'impermeabile che apre di colpo nei giardinai. Metterlo dentro la gabbia. Un momento. Io so che ci sono due agenti speciali e che dobbiamo affidarlo a loro. Salve. Siamo noi gli agenti speciali. Firma questo bolla e glielo lasciamo. Andate, andate. Ho studiato a fondo il suo caso. So che lei è una persona molto intelligente, quindi non mi perderò in discorsi inutili. La terapia che ho pensato per lei è semplice e con un po' di collaborazione da parte sua penso di poterla guarire in breve tempo. Ho fame. Certo, sono cannibale. È 8:30, è l'ora di cena. Si chiama Lecter. Non si preoccupi, dottor Lecter. L'ho fatta portare qui apposta. Jimmy, come on. Come here, Jimmy. È pesa. Guardi cosa ho fatto preparare per lei. Luce. Non si preoccupi, dottor Lecter. Per oggi si tratta solo di imparare i nomi. E mi creda, di noi si può fidare. Allora, come si chiama questa? La Tuga. Dai, da bravo, ripeti. La Tuga. La bistecca. Lecter. Allora, se non ripeti, ti tengo qui fino a mezzanotte. Va bene, Lecter? Proviamo con questi. Come si chiamano questi? Ravanelli. No, Ravanelli, cacciatore Lecter, non ci provare con me! Jimmy! Ce la faccio mangiare! Per ora è tutto ok. Comunque state pronti ad intervenire. Ma che cos'è questo rumore? Proviamo col frullatino. Ok, Lecter, ti do l'ultima possibilità. Come si chiama questa? Carota. No! Vuoi il gioco duro? E va bene. Jimmy! Grazie, Jimmy, lasciaci soli. Ok, dottore, la vedi la zucca? Bene, nel frullatore non c'entra di sicuro. Per via orale non se ne parla nemmeno. Dunque, dottor Lecter, che cosa ci farò? Carota, broccoli, salata, gelata, broccoli! Troppo tardi, Lecter. Trovare la musica per un film non è facile. Vedere.
una vita si fa Pinocchio e non si è mai conosciuto quello vero. Senti, io vorrei sapere, la storia di Pinocchio, raccontata da te, la sapresti raccontare? No. Perché? È difficile. Perché è difficile? Che domande stupide. Andrea, sei pronto? Pronto. Vieni. Vada bello. Sta un po' strettino. Un po'. Vabbè, mettiti qua. Allora, te cammina in su e in giù come se tu fossi di legno. Vabbè. E di quello che ti ho detto di dire, okay. Pronto? Pronto. Sei caldo? Sì. Vai. Paci, guarda come si fa, Babbo, bambino mio, o dove sei? Io c'ho fame, non c'è nulla da mangiare. Oh babbo, bambino, fame. Babbo, bambino mio. Pinocchio! Oh, chi è? Vengo? Vieni. Maremma errantolo, chi sei te? Solo mollo. Bella fia si vai. Pinocchio! Vuoi diventare un bambino di carne come tutti? Sì. Ecco, con questa bacchetta ti do un colpetto e ti diventi di carne. Dammi il colpetto. Aspetta, fammela di tutta. Io ti do con questa bacchetta un colpetto a te e te diventi di carne. Quando sei di carne, però, mi dai un colpetto a me. Sarà meglio rimanga di legno. Mi sembrate priai voi due. Alla salute. Io gli telefono al produttore e glielo dico, la Spagna va rimandata. Trovo l'omaggio iniziale, che mi metto ad andare in Spagna, ma a fare chi? Ma scusa, andiamo in Spagna, no? Magari l'omaggio iniziale si trova lì. E poi, anche se non si trova l'omaggio, chi se ne frega, si fa una vacanzina. Tanto paga lui. Ma quale vacanzina? Ma io devo fare il film. Saprò io cosa fare. Scusa, devo pensare a questo omaggio iniziale per il film e mi metto ad andare in Spagna, ma a fare che? Gli telefono io, glielo dico io, non c'ho mia paura. E lo chiamo e glielo dico, vedrai. Oh. Non risponde. Zitta, zitta. Non risponde. Zitta, zitta, zitta. Ti prego, non risponde. Zitta. Pronto? Pronto, Federico? Sono io. Ehi, cieca, come va? T'ho disturbato? No, no, non disturbi affatto. Stavo facendo una cosa qui, ho appena finito. No, è che c'è un problema. Problema? C'è un problema con la Spagna. La Spagna? Oh, non facciamo scherzi, C'è che il Paci c'ha la moglie incinta. E allora, come si... Vabbè, te lo passo, te lo dice lui. Dammelo a me, vieni, Grande Paci. Pronto? Sei un grande. Sì, grande, sei un grande, grande, grande. Paci, ma è un tisetto. Un tisetto più, via, grande. Ciao. Grande. Vaffanculo, te, lui è codesto telefonino di merda. Che fa, ma lo rompe. Bene, almeno tu impari. Ma pensa te averlo come parente uno così. Sempre in casa a Natale, a Pasqua, sempre in casa. Ma... Allora amore, che cosa mi dovevi dire di tanto importante, eh? Senti Alessandro, io devo essere sincera con te. Questo bambino che sta per nascere non è tuo. Come? E di che? E tu sei sempre fuori con i ceccherini, sempre a fare gli spettacoli. Ti prego, mi devi perdonare. Va bene, ti perdono, ma di chi è? Lo conosco. Lavora nello spettacolo. E che lavoro fai? Il cantante? Il ballerino? Cosa fa? Se può sapere cosa fa? Almeno un aiutino me lo potresti pure dare, eh? Allora il suo mestiere finisce con ore. Lo scrittore? Lo sceneggiatore? Almeno dimmi l'iniziale, eh? Inizia con la P. Con la P? Ore? Presentatore! Carlo Conti! No! Cadetore, siamo anche amici! No, non è un presentatore. Allora, inizia con la P. Finisce con ore. Chi sarà? E chi sarà?
sarà il produttore. Grande Paci, sei un grande. Abbiamo un figlio a metà, Paci. Sei contento? Abbiamo un figlio a metà. Staremo sempre insieme io, te, la signora e i bambini. Staremo insieme a tutte le feste comandate, tutte. Natale. No. Capodanno. No. Pasqua. Sempre. Siamo una persona sola, Paci. Una persona sola. No, t'ammazzo. Sei un bastardo. Grande Paci. T'ammazzo. Grande Paci. Grande Paci. Sei grande. Aspetta, Mario, ma che ho fatto? Questa volta l'ho ammazzato davvero! Grande Paci! Io non lo reggo, è un uomo odioso. Va a finire che l'ammazzo, guarda, lo strozzo con le mie mani. Eccolo, deve essere lui questo, guarda. Madonna, non me lo passare perché lo manda a fare. Ci parlo io. Ciao, Federico! Stefani, ciao. Come stai? Sì, no, siamo in macchina. Sì. Quando? Stasera? Ma sì, io stasera posso, sì. Ha voglia. E dove ci si vede? Alla panchina? Ma a che ora però? Alle 10? Sì. Va bene, alla panchina alle 10. Ok, allora alle 10 alla panchina. Alla panchina? Alle 10? Vabbè, ciao. 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 Allora? Allora chi? No, Dio, sta a vedere, lei si riprende. Guarda, non è lei che mi deve riprendere, sono io che non ci voglio tornare. Ma perché? Ma perché sì, perché come si fa? Quella è una ragazza seria, una ragazza si può sposare, può far famiglia. Io come fo? Come fo? Io che fo? Mi sposo, poi dopo vedo una cubista, mi garba. Se io mi sposo, poi dopo le cubiste non ci posso andare più, eh? Come si fa? La sposa una cubista. Io ho 30 anni, Massimo. Mi sono stufata di fare la fidanzata che ti portano a casa la sera, ci si vede domani. Io voglio dei figli, una famiglia mia, una casa, la mia roba, insomma. Non so nemmeno perché le sto dicendo a te queste cose. Però, insomma, io con te ci stavo bene. Tu sei una persona così dolce, sensibile, carina. Effettivamente a te si faceva delle belle trombate. Massimo, io mi voglio sposare. Con chi? Stefania Nobili e Massimo Ceccherini, siete venuti a contrarre matrimonio senza alcuna costrizione, pienamente consapevoli della vostra decisione? Sì. Ah sì? Senza alcuna costrizione, capito Massimo? Sì. Beh, cominciamo. Foto. E chi scende? Per la chiesa, fatto per la chiesa. Massimo Ceccherini, vuoi tu prendere la qui presente Stefania Nobili come tua legittima sposa e promettere di esserle sempre fedele? Sì. Aspetta, sta calmo, non ho finito. Nella gioia e nel dolore, che vuol dire che adesso siete nella gioia perché vi state per sposare, ma tra un po' di anni il vostro matrimonio potrebbe diventare un inferno, una crisi incredibile. Eh? E poi che fai? Gli sei fedele anche lì? Sì. Nella salute e nella malattia, capito? Capisci bene? Prima salute e poi malattia. Salute è facile perché adesso lei è bellina, guarda com'è, un fiore, ma prima o poi questo fiore si sbaragagna, la ti si svagona, diventa vecchio, pieno di rughe. E te che fai? Gli sei fedele sempre? Ma scusi, ma che domande sono queste qui? Ma faccia discorsi del matrimonio che deve fare. Stai calmo, ascolta bene ora. Ascoltate anche voi perché questa è la meglio di tutti. Con questa si va tutta a casa. Sei disposto... Ma che è? È la foto, per il fotografo. Sei disposto, caro Massimino Ceccarini, ad accogliere responsabilmente, e dico responsabilmente, dati il soggetto, i figli che Dio vorrà donarvi ed educarli secondo la legge di Cristo e della sua Chiesa? Ma di che? Ma di che? Se tu sei mai venuto in Chiesa? Stiamo scherzando! Come verranno su questi figli? Come verranno su? Male verranno su. Ma che siete matti davvero? Ma non ci penso nemmeno. Ma come no? Organizzano tutti i parenti. Sì, poi io lo conosco, meglio quello lì.
Lo sai che fa quello domani? Quello domani pigli il treno, va a Roma. Quello domani pigli il treno, va a Roma. E si mette nel letto una cubista. E il matrimonio, signora. Bello è fatto. No. Sì e no, lo conosco. Io me ne vo, arrivederci. A voi che vi posso dire? Il signore sia con voi. Io c'ho da fare, non posso star qui a fare... Che t'avevo detto? Sposiamoci in comune, era meglio, no? Perché tu scatti le foto ora, te? Vaia, vaia. Che pacco. Con chi tu ti vuoi sposare? Mi sposo con Marco. Cioè, lui non me l'ha ancora chiesto, però sono sicura che lo farà presto. Ma chi? L'insegnante di sci che lo conosci solo? Snowboard si chiama. Sì... Lui ha una scuola a Madonna di Campiglio, quindi molto probabilmente mi dovrò trasferire là. E che sei sicura? Di solito a Madonna di Campiglio ci si va per fare la settimana bianca. E chi ti vuoi fare tutta la vita bianca? Senti Massimo, io non sono venuta qua per chiederti un consiglio. Sono venuta perché... per chiederti un favore, perché... io ti ho amato tanto e certe cose di te mi sono rimaste dentro. Alle volte mi sveglio di notte di soprassalto con quell'immagine fissa nella mente. Me lo rifai per l'ultima volta, boxerino? Auguri! Mi raccomando, il film! Non volgare! Lo sapete perché mi sono innamorata di Massimo? Perché la prima volta che uscimmo insieme mi portò a vedere L'Esorcista. Io gli vomitai addosso. Lui svenne per la vergogna. Eravamo fatti l'uno per l'altra. Prego, padre. Vuole darmi il soprabito? Padre, solo lei ci può aiutare. Mia figlia c'ha il demonio dentro di sé. È orribile. Ho paura. È chiusa in camera. Non fa entrare nessuno. Urla, grida, bestemmia. Io non la riconosco più. Padre, la prego. Sentito? Queste non sono cose da lei. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Vade retro, Satana! Esci da questo corpo! Esci! Liberalo dal male! Vade retro, Satana! È da skate, ma dovevo vomitare io. Ragazzi, Federico finisce che la Spagna e vi riceve subito. Vabbè. Sentito, questo parla con la Spagna. Bisogna dirglielo che non si parte. Non ti preoccupare, glielo dico io. Ho trovato l'omaggio iniziale, si parte. Sicuro? Sicuro. Te prendi i biglietti, io gli racconto il film. Che tu gli racconti il film e io prendo i biglietti? Io gli racconto il film e te prendi i biglietti. Ok, io prendo i biglietti. Livia! Vai a entrare in cieca! Ragazzi, Federico ha finito, potete entrare. Va bene. Oh, io piglio i biglietti, eh? E io gli racconto il film. Aspetta, scusami. Perché io voglio essere sicuro. Sì. Chi li piglia i biglietti? Te. E il film lo racconta? Io. Andiamo. Oh, io piglio i biglietti. Ehi, ragazzi, venite avanti. Il sole sta caliente a Madrid. E le buciace tengono la passerigna infiammata. Oh, già fatti i biglietti, eh? Business, eh? Ci sa bronzicchia, eh? Allora, biglietti. I biglietti... Allora, io piglio i biglietti e te gli racconti il film. Li dovevo prendere io i biglietti. Racconta di film, io devo fare un attimo una cosa, ti aspetto qui. Come with me. Ti racconti il film? Come with me, for fun in Mandalay. Sei un grande. Sei un grande, maestro. Grande. Gira, Fiumicino! Gira, c'è l'aeroporto! No, non si va in Spagna. Come? Ma c'è biglietti, ma dove si va? Si va a Berlino. Berlino? Ma quale Berlino? Io ci vengo, via, dai, ma c'ho anche la moglie incinta, via, fammi scendere, dai. Ho trovato l'inizio del film, l'omaggio più importante, a Berlino. Ma perché proprio a Berlino? A Berlino c'è un monte di violenza, io ho paura, capito? Perché proprio a Berlino? Perché a Berlino? Perché quello è un posto dove è cambiata la storia. Da un giorno a un altro è cambiato la storia, è crollato un muro e è ricominciato tutto. Io voglio iniziare il film davanti ai ruderi del muro di Berlino. Davanti a questo pezzo di muro qui, guarda. Davanti a questo pezzo qua. Questo è un pezzo di muro di Berlino The Original che mi ha portato il mio zio dalla Germania, mio zio Hans. Che tu c'hai uno zio tedesco? Che tu li vuoi avere solo te i parenti sparsi nel mondo? C'ho anche uno zio. Non ti avevo mai detto nulla perché si droga come una bestia, però è sempre un mio zio. Certo che te guarda da quando tu ti sei lasciato con Stefania, sei cambiato proprio. Io non sono cambiato, io sto crollando. Come il muro? Ceccherini est, Ceccherini ovest. Ceccherini centro? Qua. Senti, oh, ma che omaggio tu vuoi fare davanti al muro di Berlino? Che omaggio voglio fare? Allora, secondo te, sentiamo, chi l'ha buttato giù il muro di Berlino? La perestroia? Il sindaco di Berlino? Sta fermo. Gorbaciov? No. E allora dimmelo te, io non lo so. È finito tutto da quel preciso momento. È crollato tutto. Guerra fredda fra America, Russia, comunismo. È crollato tutto da quel preciso momento. Quando nell'87 lui, il mio eroe, ebbe il coraggio di andare nell'est a combattere contro la transiberiana. E dopo aver combattuto e vinto, ebbe il coraggio di fare quel discorso. Senza la minima vergogna. Di chi sta parlando? Di chi sto parlando? Di quella fava di Rocky 4.
Non fa male, non fa male! Non fa male, fa male! No, non fa male! Se Dio fa male, fa malissimo, frizza tutti! Sfondalo, ammazzalo, distruggelo! Sei uno Stallone italiano! Sei un mangio spaghetti a tradimento! Sei una merda! E tu, l'ha detto lui, l'ha detto lui! Sei un mafioso, mandolino gnagnani! Non vali un cazzo né come moglie né come marito! E Adriana è una puttana! L'ha detto lui, l'ha detto lui! Drago! Mi spiace in due! Ne rimane solo uno! Ya se via! Che cazzo dice? Piazza via! Ecco la campana, la guerra continua. Quale di questi due magnifici atleti resterà in piedi alla fine di questo round? A me che dai a preso il gesto gli avevo chiedato e da c'è venuto entrato. Aspetta, non mi interrompere perché sono fuso dall'America. Allora ora invece è passato del tempo e ora inizio a piacervi e anche a me mi piacerete parecchio. E che cosa voglio dire con questa cosa? E poi ho visto cambiare le cose, ho visto. Allora se io posso cambiarmi dopo mi fa la doccia. Cosa ho detto? Allora, se io mi posso cambiare e fino a qui non si piove, se voi potete lavarmi a voi, potremmo stare cagliando con e ancora. E ci abbiamo certe smenizze. Allora, dove sei? Allora, se io posso cambiare, se voi potete cambiare, che dai a prescindere,
tutto il mondo può cambiare! Bravo! Bravo! Viva il picco! Questo mezzo gruro. Un'ultima cosa a mia moglie che sta a casa. Adriana, non sei una puttana! Ma questo muro l'avevamo buttato giù. Ma se c'è tutto? Ma che c'entra? Ma questo non è mia... Questo è un pezzo che hanno lasciato loro, perché è un pezzo... Questo è un certo, c'ha un'importanza questo pezzo. Questo è un monumento. Un monumento di loro, di Berlino. Questo è un'opera importante, c'ha un monumento importante, c'hanno loro. È un monumento che c'hanno loro. È l'unico monumento che c'hanno loro, questo. Un pezzo di muro marcio. Ma tu ti sei fatto la pelle a zero? Come mai? Oh, ma qui c'è gli skinheads, questi sono pazzi. Se ti beccano te così, ti ammazzano. A me non mi fanno nulla, mi scambiano per uno di loro. E te tu vorresti mettere questo con questo? Cioè i Bernini, Berlino Baffi con questo lì? Chi gli è questo lì? È uno scienziato. Ah, è uno scienziato? Vai, vai. Ma che si chiama una moneta Marco? Cioè, l'altre monete, yen, dollaro, lira, pesetas. Ma Marco? Marco è un nome proprio di persone, no? Allora è come se io dicessi stasera, no, non c'ho una Stefania, sto a casa. Quanto tu pigli di stipendio? 3 milioni di Roberti. Guarda, ecco uno di questi, te ne danno 4 di questi. Con uno di questi? Delle volte anche 5. Ah sì? Non è tanto brutto però lui, guardandolo meglio, perché vanno visti meglio, vanno visti bene, le monete vanno viste bene. Non si fuma a Berlino Est! Te lo proibisco io di Berlino Ovest! Ma si tromberà più a Berlino Est o a Berlino Ovest? Io di un trombone Est e Ovest! Ma poi scusa, questi tedeschi fanno degli errori. La polizia la chiama polizei. Ma che è? La polizia si chiama dappertutto polizia. No, in America si chiama police. Ma quello è un gruppo, no? Polizei è proprio un errore, te lo dico io. È come se noi i carabinieri si chiamassero carabiniara. Oh, scappa c'è carabignara, ma che è? No. Lo sai te il vero motivo perché hanno buttato giù questo muro, qual è lei? Qual è? È che era sporco, è che era laido, pieno di scritte. Allora l'hanno buttato giù. Allora dico io, bastava che chiamavano il mio babbo, veniva, gli dava la bella rimbiancata, domani... Prima l'alto e poi basso? Mi raccomando, facciamo un bel lavoro! Sì, sì. Pace la vita, tu barzellettina in cinema. Partito veloce, se no non mangiamo, eh! Oh! Altri 5 minuti, è pronto! Thank you.
chi sei? Io sono De Bear. Bravo. Fermo. Ma te chi sei? Io sono De Bear. Ma tu, chi sei? Io sono De Bear. Oh. Ma te chi sei? Io sono De Bear. Io sono De Bear. Soli in tenda, un mese soli, sì, sì, soli, 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 soli. Ah, sei un grande. Domattina, domattina, colazione al sacco, colazione al sacco e via, via, scalare, 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 su, 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 su. Sì, ci fermiamo sotto un albero e facciamo colazione. Sei contento? Niente soli. Un mese, sei un grande. Sei un grande, grande, grande.